con il presidente di Regione Lombardia e anche l'assessore alla montagna. Per prima cosa, assessore, cosa vorrebbe chiedere al suo presidente dopo quello che abbiamo sentito qui oggi? Vabbè, il presidente intanto conosce molto bene la Valtellina, così ci fa piacere, gliela faremo conoscere ancora meglio. C'è un appuntamento importantissimo che è quello delle Olimpiadi, che come ho detto più volte si scrive Milano Cortina ma si legge Valtellina, nel senso che buona parte delle gare vengono svolte in montagna da noi, ed è un lavoro straordinario quello che la Regione Lombardia come presidente sta facendo per arrivare pronti a quell'evento, ma soprattutto per far sì che poi anche dopo l'evento rimangano le tante opere che facciamo per migliorare il collegamento tra Milano e la Valtellina, che è un po' anche il leitmotiv della giornata di oggi, dove si è detto in più riprese che molti italiani non conoscono i posti fantastici che abbiamo in Italia, ma molti lombardi non conoscono i posti fantastici che abbiamo in Lombardia, per cui il turismo di prossimità è importante, è un valore assoluto. Presidente, quindi sempre al fianco della montagna, di questi territori, con grandi investimenti per il turismo, e quindi ci sarà anche un Fontana Bis, visto che saremo prossimi. Daniele, mi lasci finire la pandemia, quando avremo finito la campagna vaccinale, quando avremo la certezza che abbiamo sconfitto il virus, dirò quello che intendo fare. Però bisognerà continuare questo lavoro intrapreso, soprattutto in vista dei grandi eventi, del grande evento dei Giochi Olimpici. Sicuramente, ma chiunque del centrodestra, se sarò io, se sarà chiunque altro al mio posto di centrodestra, porterà avanti un lavoro spettacolare, perché il centrodestra ama veramente il proprio territorio, non a parole. Quale potrebbe essere il suo sogno in questo caso, nel caso in cui comunque fosse così? Ma guardi, la prima cosa è quella di, ripeto, di interrompere questa angoscia che stiamo vivendo da più di un anno e poi ripartire. La Lombardia ha i mezzi, le capacità soprattutto umane per ritornare ad essere ancora più forte di quanto era prima. Io credo che la Lombardia dovrà diventare ancora più potente e più capace di sfruttare la genialità del proprio. Le criticità si stanno risolvendo comunque anche in termini sanitari? Sì, in termini sanitari le criticità sono state criticità determinate soltanto dal fatto che abbiamo dovuto affrontare un virus sconosciuto che ci ha aggredito con una violenza terrificante che soltanto in poche altre parti del mondo è stata paragonabile alla nostra, con nessuno che ci abbia aiutato, e l'abbiamo superata nonostante tutto.